Oggi facciamo un bel po' di esercizi apparentemente facili. Allora, cominciamo a fare una bella addizione. Molto addizione in colonna con tanti addendi. Neanche tanti, ne ho messi solo 6 a te. Ok? Allora, facciamo prima cosa il metodo. Allora, io sommo i numeri in una colonna, poi scrivo la cifra, unità, e riporto le, diciamo, unità che vale 10 di più. Poi però posso il riporto riportare a sommarlo, per esempio se vado dall'alto verso il basso, ho due scelte, posso andare dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Questa è la prima cosa. Poi una volta che sono andato dall'alto verso il basso sulla prima colonna, sulla seconda colonna posso fare la stessa cosa o più il contrario. Allora, supponiamo di voler sempre andare dall'alto verso il basso. Quindi 1, 10, 16, 17, 25, scrivo 5, porto 2, 2 più 3, 5, 7, 11, 19, 26, 34, scrivo 4 e porto 3, 10, 14, 19, 20, 24, scrivo 4 e porto 2, 2 più 9, 11, 18, 26, 28, 31, 32, scrivo 2 e porto 3, 4, 6, 9. Il risultato dovrebbe essere questo. Ora, noi abbiamo fatto un conto, non sappiamo se l'abbiamo fatto bene, se l'abbiamo fatto male. Ok? Quindi, mettiamo pure che l'abbiamo fatto bene, al 90% l'abbiamo fatto bene, al 70% l'abbiamo fatto bene, al 99% l'abbiamo fatto bene, ma c'è sempre il 10, il 30 o l'1% di probabilità di averlo, di aver fatto qualche errore. Quindi dobbiamo saper controllare, che se, diciamo, se io controllo in una maniera indipendente, la probabilità di aver fatto un errore calerà drasticamente a zero o quasi zero. Allora, come posso controllare? Un primo modo di fare è rifare esattamente la stessa somma, al contrario. Cioè, se voi pretendete di controllare questa somma rifacendo la somma esattamente lo stesso, nello stesso modo, rifarete esattamente lo stesso errore. Se il cervello in quel momento, se per qualche motivo non vi darà la risposta giusta, vi dirà che 4 più 7 invece che 11 fa 12, allora rifacendo la cosa allo stesso modo attiverete lo stesso circuito neuronale che vi dirà sempre lo stesso errore. È un errore che magari non rifarete mai più nella vostra vita, ma in quel momento lo rifarete 10 volte. Allora, un primo modo è rifare esattamente la stessa somma al contrario. Quindi, se prima l'ho fatta dal basso verso l'alto, adesso la faccio dall'alto verso il basso, adesso la faccio dal basso verso l'alto. Quindi 8, 9, 15, 24, 25, scrivo 5 e porto 2, 10, 17, 25, 29, 31, 34, scrivo 4 e porto 3, 7, 8, 13, 17, 24, scrivo 4 e porto 2, 3, 6, 8, 16, 23, 32, scrivo 2, porto 3, 6, 8, 9. L'ho fatta dal basso verso l'alto, viene esattamente lo stesso risultato, quindi la probabilità che effettivamente di aver fatto un errore è già calata. Se prima era 1 su, diciamo, 10, adesso sarà 1 su 1000, 1 su 100. Perché non c'è solo il fatto che le due probabilità si moltiplichino a setto indipendenti, e il problema è che, diciamo, tutti e due i risultati coincidono e quindi probabilmente non ho sbagliato nell'uno dell'altro.
Ma se voglio ancora essere più sicuro, posso fare ancora un altro tipo di controllo. Posso per esempio fare la somma modulo 9. Come si fa la somma modulo 9? Questa è una cosa che lo faccio qui, la cosiddetta prova del 9, lo faccio prima per la somma. 2473 più 8521, 3 più 1 fa 4, 7 più 2 fa 9, 9, 10. Il risultato dovrebbe essere questo. Un modo di controllare questa somma, per quei ormai penso pochi che l'hanno fatto, ai miei tempi al scuola elementare si faceva tranquillamente, e fare la cosiddetta prova del 9. Come è fatta, come è organizzata la prova del 9? Qui ci sono i due operandi. Si riducono modulo 9. Modulo 9 significa prendere il resto nella divisione per 9. Quindi se io prendo 2473 e lo divido per 9, allora 9 per 2, 18, 24 e 6, 9 per 7, 63, resto 4, 9 per 4, 36, resto 7. Però uno non deve fare effettivamente la divisione per 9, per quale motivo? C'è un modo molto più semplice, che è quello di fare la somma delle cifre. La somma delle cifre fa 2 più 4, 6, più 7, 13, più 3, 16. E un numero maggiore di 9 si ripete la somma delle cifre, 6 più 1 fa 7. Questo è il resto modulo 9. È facile dimostrarlo matematicamente. Un altro modo che può convenire utilizzare per fare il resto modulo 9 senza fare la divisione è quello di fare la somma delle cifre ma eliminare tutte quelle che danno come somma 9. Per esempio 2 e 7 fa 9, lo elimino perché 9 resto 9 fa 0, rimane 4 e 3 che fa 7. Ci siamo fino a qui? Quindi stiamo semplicemente calcolando il resto di questo numero diviso per 9. Adesso, se voglio calcolare il resto di quest'altro numero diviso per 9, quanto farà? 7 pure lui, perché 8 e 1, 9 li posso togliere e posso fare 5 più 2 che fa 7. Oppure potevo fare 9 più 5, 14 più 2, 16. 16 è maggiore di 9, 6 più 1 fa 7. Quindi, quando è maggiore di 9, la somma, ripetiti la somma delle cifre fino a che non scendi al di sotto di 9. Se arrivi a 9 viene 0. Scrivi 0. Adesso questi sono i due operandi ridotti in modulo 9. Di questi due operandi io cosa devo fare? Devo fare la somma. 7 più 7 fa 14, cioè modulo 9 resto 5. 4 più 1 fa 5, oppure fa la divisione per 9, 14 meno 9 fa 5. Adesso cosa devo fare? Devo controllare che il resto modulo 9 di questo numero sia 5. Effettivamente 9 e 9 se ne vanno, 4 e 1 fa 5. Quindi la prova del 9 mi dice che potrei aver fatto bene. La prova del 9 non dà la certezza del risultato. Se la prova funziona, come in questo caso, vuol dire che c'è una buona probabilità di aver fatto bene. Ma se invece fallisce, è sicuro che il risultato è sbagliato. Quindi avete capito come funziona la prova del 9 per la somma? Si riportano i due operandi, primo operando, secondo operando, poi ve li potete segnare come vi pare. Questo era lo schema che usavamo alle elementari 40 anni fa. Poi i due operandi cosa si fa? Si fa la stessa operazione che si fa sui due operandi scritti normalmente. Quindi insomma faccio la somma, riduco di nuovo modulo 9 e poi a sinistra scrivo il risultato fatto in base agli operandi e a destra scrivo il risultato che mi viene dal conto fatto prima. E quindi così posso controllare. Ok? Allora, quali sono i difetti della prova del 9? Un difetto della prova del 9 è sicuramente che se sbaglia a incolonnare la prova del 9 viene lo stesso. No? Se qua per esempio, soprattutto in un'operazione in colonna di questo tipo, tu sbagli a mettere in colonna, diciamo, se l'8 sta sulle decine, sulle centinaia o sulle migliaia, non cambia niente, nulla, perché modulo 9 farà sempre 8. 8 diviso 9 fa 0 con il resto di 8, 80 diviso 9 fa 8 con il resto di 8, 800 diviso 9 fa un altro numero con il resto di 8,
chiaro? Fa 78 ore su 800 diviso 9, 9 per 90 fa 810, fa 9 per 89 fa 801, 9 per 88 fa 792, quindi fa 88 ore su. Ok. Oh, sapreste adoperare la prova del 9 in questo caso qui? Se io voglio adoperare la prova del 9 in questo caso qui, come faccio? È molto semplice. Sommo tutte queste cifre a modulo 9. Allora, questo 9 lo tolgo. 7, 3, 10, 11, 12, 2, 1, 3. Continuo a sommare. 3 più 7, 10, 14, 16, 6 più 1 fa 7. 7, 8, 15, 20, 24, 33, 3 più 3 fa 6. 6 più 2, 8 più 1, 9 fa 0. 8 e 6, 14. 4 e 1 fa 5. 7, 10, 14, 21, 22. 2 più 2 fa 4. 4 e 3, 7, 1, 8 più 16, 8 fa 16 più 8 fa 24. 4, 2 più 4 fa 6. Quindi la somma dovrebbe fare, modulo 9 dovrebbe fare 6. Andiamo a vedere il risultato. Il risultato 4 e 5, 9 si elimina, 9 si elimina, 2 più 4 fa 6. E si trova. Quindi la prova del 9, perché faccio questo? Dovete capire non la tecnica, dovete capire perché lo faccio. Perché io cosa devo fare di tutti questi operandi? Cosa sto facendo? La somma. E se lo faccio modulo 9, che significa farlo nelle classi resto modulo 9, abbiamo visto ieri sull'orologio, no? L'orologio è modulo 12. Lo potete fare modulo qualunque numero, le somme funzionano sempre. Però non ci sta l'operazione inversa, la 6 e 90 più 90. Che significa operazione inversa? È la 6, se ho solo quel 6 poi non mi posso più ricavare. No, certo, non puoi ricavare questo numero. Ma io so che questo numero diviso per 9 mi dà resto 6. So che la somma di tutti questi numeri diviso per 9 mi dà resto 6. Quindi le probabilità che questi due numeri coincidano, se fossero scelti a caso, sarebbe 1 su 9. Quindi è accettabile. Certamente, perciò ho detto, se la prova del 9 funziona non è sicuro che uno abbia fatto bene. Però qui non abbiamo solo la prova del 9, abbiamo la somma fatta in un modo, la somma fatta nella, diciamo, con esattamente nel modo opposto, e poi l'abbiamo fatto con il controllo con la prova del 9. Chiaro? Possiamo farlo per una moltiplicazione? Per esempio, se io adesso voglio fare 2400, ha un'altra cosa che posso fare prima di passare alla moltiplicazione. Un'altra cosa che posso fare è anche un controllo di tipo logico, perché allora lasciamo stare tutti i numeri un po' piccoli. 20.000, 10.000, 10.000 fa 40.000, questo lo tolgo perché lo metto insieme a questo. 40.000, 60.000, 90.000. Mo diciamo a occhio deve venire qualcosa intorno a 90.000, effettivamente sì. Cioè nel senso, il senso qual è qui? Io guardando i numeri, questo qua fa circa 10.000, questo fa poco meno di 10.000, questo fa poco meno di 20.000, questo fa un po' più di 20.000, questo fa un po' più di 30.000. Arrotondo mi dovrà venire qualche numero intorno a 90.000, effettivamente viene un po' più di 90.000. Questo cosa mi garantisce? Mi garantisce che se per qualche motivo io ho sbagliato a incolonnare o ho sbagliato a prendere un migliaio per una decina di migliaia, eccetera, non sto facendo, immaginiamo che questi siano euro, non ho sbagliato, cioè io ritengo che il plurale di euro sia euro, so che plurale di euro è euro secondo le regole attuali, però
come il padrone della lingua, chi parla? Ah, scusate, perché il plurale di dollaro è dollari? E il plurale di euro è euro? Secondo me non funziona. Se dollaro fa dollari, euro fa euro. Oltretutto, come... Oltretutto, in genere, i nomi invariabili sono i nomi stranieri. E perché, cioè, quella è la mia moneta, perché non posso fare il plurale? Faccio il plurale della parola dollaro, per me posso fare il plurale della parola euro. Comunque, se questi fossero euro, su una spesa di 92.000 euro, euro, non mi so quando di 92.000 euro, certamente se ne sbaglio 3 è un problema, ma se ne sbaglio 30.000 è un problema un po' più grave. È chiaro? Ok, quindi qua stiamo parlando di cose delle scuole elementari, eh? Allora è utile fissare, cioè il concetto quale deve essere? Il concetto deve essere che io non faccio un'operazione e basta, faccio una cosa e la controllo. Cioè il bello degli esercizi di matematica è che non ci sono possibilità di errore se controllo. Tu, se fai un esercizio di un'altra materia, italiano, filosofia, quello che ti pare, c'è sempre un margine di discrezionalità. In matematica, prendi, controlli, le cose a un certo punto tornano, sono corrette, c'è poco da fare. È un enorme vantaggio. Ok. Adesso supponiamo di voler fare la moltiplicazione, quindi con l'addizione più o meno ho detto quello che volevo dire. Poi ritorniamo su questo discorso delle operazioni modulo un numero. Cioè, cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che se io faccio le operazioni con le classi resto, le stesse operazioni devono funzionare con le classi resto. Cioè, se io faccio sull'orologio le operazioni di addizione modulo 12, quando il risultato deve essere quello che era prima, modulo 12. No? Allora, 8 più 6 fa 14, se lo faccio modulo 12 sono le 8, passano 6 ore, sono le 2. C'è poco da fare. Ok. La stessa cosa vale per la moltiplicazione, anche la moltiplicazione si può fare modulo numero n. Perché si sceglie 9 per fare la prova? Perché per due motivi. Il primo motivo è che fare la classe resto modulo 9, abbiamo visto, è molto semplice. Perché funziona la classe resto modulo 9? Si può calcolare facendo la somma delle cifre. Perché 1 diviso 9 fa 0 con il resto di 1, 10 diviso 9 da sempre resto 1, 100 diviso 9 da sempre resto 1, 1000 diviso 9 da sempre resto 1. Questo è il motivo. Quindi 8000 diviso 9 farà resto 8, 7000 diviso 9 farà resto 6. Quindi è facilissimo calcolare la classe resto modulo 9. E 9 è un numero abbastanza grande affinché diciamo, la probabilità che i due risultati coincidano per caso sia abbastanza piccola. Quindi diciamo che tendenzialmente se hai effettivamente fatto un errore nella somma, hai sbagliato a sommare, effettivamente la probabilità che le cose si trovino per caso è abbastanza piccola, un nono. Se invece hai sbagliato a incolonnare, allora è diverso, perché non dà. Ok, allora stavolta dobbiamo fare una moltiplicazione. 2463 per 3582. Vabbè. 2, 4, 6, 3. 3 per 8, 24, 8, 2, 50, 4, 5, 37, 4, 3, 19, poi 5, 8, 1, 4, 3, 3, 8, 2, 12, 9, 3 per 6, 18, 8, 1, 13,
andiamo a fare la somma. 3, 0 e porto 1, 0 e porto 1, 3, 10, 11, 20, 0 e porto 2, 11, 14, 15, 2 e porto 2, 3, 5, 8. Se ho fatto bene i conti, dovrebbe essere 8.820.000. Adesso controlliamo. Si può sempre sbagliare, ma l'importante non è. Se io sbaglio ma poi correggo, allora vediamo un po'. Se intanto da un punto di vista logico questo torna. Se io faccio 2005, arrotondo un po', faccio 2500 per 3500. Questo lo sapeste fare a mente? Fate 25 per 35, poi ci mettete gli zeri e ci mettete dopo. Quanto fa a mente? 25 per 35 è facile da fare, perché qua... Allora, 25 per 35, lo posso scrivere come 30 meno 5 per 30 più 5. E quanto fa? 900 meno 25, cioè fa 875. Senza fare la moltiplicazione. Perché A più B per A meno B fa 4 meno B quadro. Vi siete chiesti quella formula, quel prodotto notevole, A più B per A meno B uguale a 4 meno B quadro, quante volte l'avete vista alle superiori? La media superiore, tante volte, no? Vi è venuto mai in mente di applicare? 25 per 35 si fa facilmente in questo modo. Tutte le volte che ho, per esempio, 23 per 17, quanto fa? 20 più 3 per 20 meno 3, 400 meno 9 fa 392. Non c'ho bisogno di fare la moltiplicazione. Comunque. Quindi, mettendoci poi per 10.000, farà circa 8.750.000. Siamo a 8.820 perché giustamente qua ho approssimato. Quindi da un punto di vista logico, più o meno, su 8.800.000. Adesso andiamo a vedere se abbiamo fatto bene in maniera precisa. Ma come faccio? Modulo 9. 6 e 3, 9 se ne va, 2 e 4 fa 6, 8 e 1 fa 9, 3 lo tolgo, 3, per 5, 3 più, 5, più 5 fa 8. Adesso che devo fare? Questo è il resto modulo 9 del primo operando, questo è il resto modulo 9 del secondo operando, qua che ci devo mettere? Prima che ci avevo messo? La somma. Però stavo facendo la somma. Se adesso sto facendo il prodotto, che devo fare? Prodotto 6 per 8, 48, 4 e 8, 12, 2, 1, 3. Adesso 8, 16, 18, 8 e 1, 9 se ne va, 3. La prova del 9 dice che probabilmente ho fatto questo. È chiaro? Operando numero 1, operando numero 2, prodotto, controllo che il prodotto dia la stessa classe del resto modulo 9. Ok, uno dice, uno può dire, ma qual è il senso di fare tutto questo quando una calcolatrice costa 2 euro? Cosa con la calcolatrice? Per prima cosa tu la devi saper usare, la calcolatrice. Adesso vi racconto due fatti veri, perché poi vedremo di usare anche la calcolatrice in maniera opportuna, perché ovviamente avendo a disposizione la calcolatrice potremo fare tanti conti in più, ma non le moltiplicazioni, quelle possiamo fare pure a mano, ma ci sono tante cose in più che si possono fare con una calcolatrice, con un computer, con altri strumenti. Allora, un fatto vero,
l'altro è di minore importanza, non lo... questo qua però è importante. Allora, ero dottorando a Napoli, vengono da me due bidelli. Allora, uno dei due aveva fatto una missione per conto dell'università, quindi era tutto contento che gli dovevano dare un rimborso spese, quello che era. Effettivamente gliel'hanno dato ed era allora in lire, erano 490.000 lire lorde, sulle quali avevano operato una ritenuta del 27%, ok? E quindi c'era un totale netto. Ora lui cosa faceva? Prendeva il netto che aveva intascato, ci aggiungeva il 27%, confrontava con il lordo e non si trovava. Perché aggiungeva il 27% del netto. Questo ad alcuni può sembrare ovvio, altri sono sicuro che una parte di voi ancora non ha capito di che stiamo parlando. Non perché uno sia stupido, è una questione di entrare nel meccanismo. Allora, facciamo un esempio. Se oggi il prezzo di un'azione costa 100, diciamo il livello è 100, scende del 10%, domani costa 90, domani sale del 10%, sta a 99. Uno potrebbe pensare che questo è dovuto al fatto che prima è scesa e poi è salita. No, è uguale, perché se saliva del 10%, saliva a 110, nel momento in cui il giorno dopo scende del 10%, arriva di nuovo a 99. Questo perché aggiungere una certa percentuale alfa, per esempio alfa in questo caso è 0,1, 10%, vuol dire partire da un capitale, da una cifra iniziale C, moltiplicare per 1 più alfa quando sta salendo dell'alfa per cento, e poi moltiplicare per 1 meno alfa quando scende di alfa per cento. Quando vado a fare la moltiplicazione viene C per 1 meno alfa quadro, quindi viene sempre meno dell'inizio, quindi quando chiaramente viene quasi uguale all'inizio se alfa è abbastanza piccolo. Se una, diciamo, se questo sale dell'1% e poi scende dell'1%, siamo attorno a 100, poco meno di 100. Invece di essere 100 meno 1 sarà 100 meno, in quel caso siamo un centesimo, sarà 99,99. Se sale dell'1%, poi scende dell'1%, ci troviamo a 99,99. Ok? Ma in ogni caso, se moltiplichiamo per 1 più alfa e poi moltiplichiamo per 1 meno alfa, che è esattamente l'operazione che ha fatto il secondo bidello, quello che diceva, quello che ha fatto la missione, chiaro che non si trovava, si trovava di meno. Lui dice: mi trovo di meno, quindi l'università mi ha fregato, mi hanno dato meno soldi di quelli che mi aspettavo. Ora, il momento che mi hanno... loro perché erano venuti da me? Perché dice: questo è dottorando, ci sa dare la risposta, poi è dottorando in matematica. La cosa bella è quello che ha fatto l'altro bidello. L'altro bidello, allora, voi sapreste togliere a mente il 27% da 490? Fatelo e datemi il risultato. Allora, guardate un attimo, ve lo faccio io, ma mi inserisco su quello che ha fatto l'altro bidello. L'altro bidello ha detto 490 è molto vicino a 500, aggiungiamo 10 per fare conto pari, abbiamo 500, dobbiamo togliere il 27% da 500. 27 per 5 è facile da fare, fa 135. 500 meno 135
fa 365. Ritogliamo i 10 che abbiamo messo per fare il conto pari e viene 355. Più o meno ti devi trovare. Allora, dobbiamo farlo a mente, quindi non scrivo niente perché dovete seguire a mente. In base al ragionamento fatto dal primo bidello, qual è il risultato esatto? Allora, lui ha detto così, ve lo ripeto il ragionamento, al rallentatore. Io devo togliere il 27% da 490. Non mi voglio impicciare con i conti, aggiungo 10, faccio conto pari, ho 500. Tolgo il 27% da 500. 27, 27, 27, 5 volte fa 135. Da 500 ci tolgo 135 e fa 365. Ritolgo i 10 che ho messo per fare conto i pari, perché li devo, come ce l'ho messi così ce li devo togliere, e fa 355. Più o meno si trova con una piccola, con un piccolo errore che possiamo correggere istantaneamente. Qual è il risultato esatto? Allora, prima di parlare, prima di far prendere aria ai denti, attivare il cervello, perché sennò a sparare numeri all'otto sono buoni tutti. Risultato esatto è 357.7. Perché? Perché aggiungi il 27% di 10 euro. Perché abbiamo tolto il 27% su quei 10 euro, quelle 10.000 lire, perché allora erano in lire, che avevamo aggiunto in più. Quindi il risultato esatto era 300, partendo da 490.000 lire, era 357.700 lire. Infatti era quello che gli avevano dato. Allora, qual è il risultato netto? È che uno dei due bidelli pensava che lo avessero fregato perché non si accorgeva di riaggiungere l'alfa per cento sul netto e non sull'otto. E l'altro invece sapeva fare, sapeva togliere, sostanzialmente l'aveva fatto, ci mancava solo quel 2,7 di correzione. Sapeva togliere il 27% da 490 a mente. Allora voi, questo è un primo obiettivo che potete raggiungere. Voi, se voi vi siete iscritti all'università per migliorare le vostre capacità di calcolo, di ragionamento, di una cosa del genere, non è difficile da fare, basta avere un pochettino di osservazione, ok? Esercitatevi, se non vi esercitate non ci arriverete mai. È utile, tra l'altro, è utile. Poi, ripeto, cercare di capire qual è il ragionamento sottostante e cercare di capire soprattutto, quando si fa un errore, perché si è fatto l'errore. Se non capite perché si è fatto l'errore, domani rifarete lo stesso errore. Diceva, mi pare, Einstein che la pazzia è fare sempre la stessa cosa e sperare di ottenere risultati diversi. Comunque lo dicevano i latini prima di Einstein. Errare è umano, perseverare è diabolico. Cioè, se fai un errore una volta, vabbè, costa anche due o tre, ma se fai sempre, 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 sempre lo stesso errore, non va bene. Va bene. Ok. E quindi abbiamo visto anche la moltiplicazione. Ma vabbè, sì, facciamoci noi.